Sin da oggi sono state insediate nella città metropolitana le commissioni per il piano strategico e quelle per il piano territoriale. Cosa succederà adesso? È un momento in cui la città metropolitana comincia effettivamente a funzionare. Sì, la legge del Rio prevede che la città metropolitana si doti di un piano triennale, un piano strategico e di un piano territoriale di coordinamento. E quindi noi abbiamo insediato le commissioni per avviare l'elaborazione di questi due strumenti. Saranno elaborati naturalmente tenendo conto dell'articolazione del nostro territorio. Noi siamo la più grande città metropolitana con 315 comuni. Non a caso ci siamo dotati di 11 zone omogenee che raggruppano questi comuni per territori che hanno un'omogeneità culturale, sociale e economica. Sia il piano strategico sia il piano territoriale saranno elaborati quindi in un percorso di consultazione con le zone e con i sindaci delle zone omogenee, in ragione tale che questi due strumenti definiscano sia le linee di sviluppo sia le linee di pianificazione urbanistica tenendo conto delle esigenze di ogni territorio. Con una differenza fondamentale che il piano strategico è una novità, mentre il piano territoriale... Sì, il piano strategico è uno strumento nuovo, non previsto per le precedenti province, mentre il piano territoriale si può avvalere dell'elaborazione che già la provincia di Torino aveva fatto col piano territoriale di coordinamento e soprattutto con quello approvato nel luglio del 2011. Naturalmente si tratta di aggiornarlo, perché nel 2011 quel piano fu elaborato in una fase di profonda crisi economica. Oggi cominciano ad esserci segnali di una ripresa significativa degli investimenti, delle attività, dei consumi, e tutto questo ha un impatto anche sul territorio, perché diciamo una fase di ripresa sarà caratterizzata necessariamente da politiche di investimento, di insediamento di attività, e quindi questo occorre che se ne tenga conto e sia naturalmente facilitato e sostenuto per cogliere tutte le opportunità che una ripresa ci offre, e quindi un piano territoriale di coordinamento che sia funzionale ad una fase di ripresa economica e di creazione di lavoro.